Nonostante un tempo atmosferico avverso, anche per questa 34esima edizione, la Festa del Duca ha visto il suo successo nella partecipazione della città di Urbino e da parte dell'ARS Urbino Ducale, che è riuscita a valorizzare e a far rivivere l'atmosfera e la storia gloriosa del Montefeltro, approfondendo fonti storiche, usi e tradizioni rinascimentali, affascinando ancora una volta il grande pubblico che non si è fatto intimorire dal maltempo. E la rievocazione storica della consegna dell'alta carica inglese dell'ordine della giarrettiera al duca Federico ha potuto affascinare ed entusiasmare i convenuti con i scenografici e spettacolari cortei in costume e le ricostruzioni delle botteghe e dei mercati rinascimentali. Il clou della manifestazione è stato, come negli anni scorsi, la sfida della Ita, che ha visto il trionfo della squadra popolana guidata da Mastro Andrea della Foggiola e che ha difeso la bandiera color giallo in una competizione agguerrita e che ha infuocato gli animi degli spettatori, circa 3.000 che gremivano gli spalti. Siamo ancora a metà del primo tempo, Stop! E allora è servito il richiamo 19-12 per i gialli. Riparte all'attacco furioso il capitano di tutti, Ifici Atleti. Quello che vince è lo spettacolo. E allora un applauso meritato. Altri tornei hanno animato la manifestazione e calamitato l'attenzione delle migliaia di spettatori giunti da tutta Italia, come il tiro con l'arco, che ha celebrato il trionfo nuovamente e per il terzo anno consecutivo della Valbona al torneo della Cortigiania di Arcieri, mentre la gara intitolata a Marco Risi vede trionfare Simona Cacciatore.